Ma direi che possiamo dirigerci, se riesco a trovarla, qua. A? Come si chiama? Mesturia. Vai. Andiamo alla prossima palestra, che è stata dall'altra parte. Vabbè, non dovrebbe essere un problema tipo saltare a ste montagne, no? Suppongo. Via. Fec. Aspetta un attimo. Dai, che mi sono incastrato. Arrivo, eh. Aspetta. Non si riesco a passare. In teoria da là ci passo. Ah, era. Ok, intenzionale come cosa. Codo. Con la planata adesso dai, si fa anche un pochino meglio tutto quanto. Voglio vedere che livello potrebbe essere qua, ma si va direttamente. Via. Tanto dovrebbe essere lì. Allora, la palestra normale potrebbe essere un problema perché non abbiamo tipi lotta. Forse abbiamo qualcosina di lotta, ma non. Guarda come scende. Sono speedops. Fungus vari. O in colonio, come cacchio si chiama? Un Primeape. Potremmo usare Primeape come tipo lotta. Perché, allora, forse qualcosina ci abbiamo. Però non. C'è un Breloom anche da poter prendere. Ho 31 di livello. Attacca per primo, bravo. 31 di livello non è male. Quindi forse andava fatta prima la palestra normale rispetto a Solcoferro. Ciao, grazie. Mi sa che come ordine era giusto. Però avevo detto che avremmo fatto Solcoferro lì, il dominante, quindi dominante. Data. Posto. E questi sono Pokémon Grident di loro o sono selvatici? No, vero? Spero di no. Eccoci qua. Andiamo alla sfida più che altro. Tanto sono sempre le sfide il problema imbarazzante, diciamo. Samsung, oh. Mi ero scordata che c'è anche lei. Ho visto che stavi per entrare in palestra e sono corsa qui. Scusa se non ho potuto lottare con te la scorsa volta. Ma guarda, non ti preoccupare. Non fraintendermi, non ti ho seguito fino a qui per fare una lotta. Però in effetti, visto che ci siamo, perché no? Ci facciamo la lotticina? Ok. E via, grazie, sono troppo felice. No, aspetta, però vorrei lottare con i Pokémon più adatti per affrontarti. Ti dispiace, dammi un attimo che mi riorganizzo la squadra? Nel frattempo tu esci dalla palestra, ci vediamo dopo. Va bene. Ah, era questo? Va, grazie. Benvenuto alla palestra di Mesturia. Lascia che inserisca il tuo nome nel registro degli studenti. Ti chiami Samsung, giusto? Sono io. E te sei Jean-Pierre, vero? Per affrontare la palestra Ubaldo, dovrai superare l'esame della palestra. Ubaldo è campagnolo, tipo. Dovrebbe essere. L'esame della palestra di Mesturi è ordinare un menù segreto. Per essere promosso dovrai ordinare il menù segreto di un famoso ristorante della città, l'oro in bocca. Ci sono altri tre sfidanti in giro per la città oltre a te. Ciascun precedente conosce un indizio diverso sul menù segreto. Gli sfidanti dovranno lottare tra di loro e chi perde dovrà rivelare il proprio indizio a chi vince. Basandosi sugli indizi ottenuti, bisognerà poi andare all'oro in bocca e ordinare i piatti del menù segreto. Solo il primo sfidante che riuscirà a ordinare sarà promosso. Il tuo indizio è ai clienti abituali piace così. Bello come indizio per un menù. Chi di qualche cliente abituale dell'oro in bocca potresti scoprire qualcosa. Ma se io tipo andassi all'oro in bocca, cercassi su internet qual è il menù e andassi direttamente a ordinare? No? Non si può fare? Dove cacchio sta poi questo oro in bocca? Sarà un ristorante visibile, suppongo. Anzi, probabilmente è l'unico ristorante della città. E devo parlare davvero con le persone, quindi. Che palle. C'è la cosa che non volevo fare. Ma questo mi sembra l'oro in bocca. Per di qua per l'oro in bocca. P perfetto. È stato il più famoso di tutta Mesturia. Forse anche l'unico. Può ordinare il menu segreto qua? Sì. Posso entrare dentro? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Un locale! Aiuto!
Sei qui per l'esame e raccolta gli indizi dell'oro in bocca? No. Cosa vuoi ordinare? Niente. Un uovo. Per quante? Due. Che cottura? Braciere. Condimento? No. Comando in arrivo. L'ho pagato. Grazie, torna presto. Hai sbagliato a ordinare. Non volevo ordinare. Volevo chiedere alla gente. Rimbocca riserva prima della sorpresa. Volevo chiedere alla gente il menù solito. Non so di cosa parli. Lei è un cliente abituale? Sì, direi sì, vengo qui spesso. Ti stai cimentando nell'esame? Sì, ti serve un segreto. Una spruzzata di limone rende qualsiasi pietra straordinario. Ok. Rivolgiti alla cassa. Questo non mi caga. Giustamente vuole anche mangiare la gente qua dentro, no? Ah, ok, quindi sappiamo solo... Sappiamo del limone. Quindi il nostro coso è il limone. Perché si dice possibile cambiare il terratipo dei Pokémon. In più si mangia bene. Ma che cacchio vuoi? Va bene, dobbiamo prendere una spruzzatina di limone. Però dobbiamo andare a picchiare gli altri, allora. Noi sappiamo del limone, che è l'ultimo che ci chiede il condimento. E poi vuole sapere, combattendo contro gli altri allenatori, che non so chi sono, però si può cambiare il teratipo. Ah, quindi io ho un teratipo, posso andare da lui a cambiarlo. Allora in bocca. Ok, ce l'aveva detto anche l'altro tizio, però me ne fregavo. Te sei un allenatore? No, sembra di no. Dove li trovo questi allenatori? Cioè, o sono nei vicoli? C'è nessuno che deve fare l'esame? Forse lui. Ok. Ti danno i tre indizi. Cottura. Quante. Che tipo di cibo e quante. Quanti? Per quanti? Se non sfidante, ti apro. Ce l'ha scritto così, vero? Allora, dimmi il tuo. Deve rivelare l'indizio, giusto? Sì. Qual è? Il verso del Pokémon alato azzurro. Ero così preso a capire. Cercai di capire queste parole che non sono riuscito a concentrarmi sulla lotta. Il verso dell'uccello azzurro. Ma che cacchio vuol dire? Squacabilli? Ma cosa. Che frase è? Tu sei comprato un segreto. Questa è tutta la gente che sta fuori. Vorrebbero venire a mangiare da noi i tuoi Pokémon. No, non penso proprio. Boh. Il verso. Ma che indizio è? Sei già stato l'ora in bocca? Ci vado da spesso anche il capo palestra. Ho capito, ma non... devo sfidare. Dov'è la gente? Dov'è la gente da picchiare? Te sei da picchiare? No, te sei un vecchio. Ah, quella! Quella lì! Vai! Tu, prossima! Hai un indizio? Allora me lo direi dopo che... Sì, va bene. Dovresti fare l'indizio vicenda per superare l'esame della palestra è una vergogna! Addirittura! Boh, questi anticonformisti, questi qua proprio... Oh! Evolve, vai Toad School. Diventerò un Tentacruel bruttissimo, so già. Toad School. Cacchio, posso dire che i colori mi piacciono un botto? Però non mi piace sto becco che c'ha davanti sulla faccia. Terra e erba sempre. Mi piace un botto il colore. Molto meglio di Tentacruel. Però mi fa schifo. Tenebre circondate da scale. C'è una roba del genere in questa città?
Ma è qui? Fuocobomba! Fuocobomba alla cottura! Fermi! Il verso del piccione azzurro! Dobbiamo trovare il piccione azzurro! Ah, ho capito! Allora, fermi. A parte che mi manca un tizio. Devo sfidare l'ultimo tizio. Che lo troviamo adesso, eh. Aspetta un attimo. Questo sta facendo benzina al coso? Sembra di sì. Allora, le lotte non vanno. Stai zitto un attimo. Dobbiamo trovare il piccione azzurro. E non mi ricordo cos'è che avevo io come indizio che non mi ricordo più. Oh, è lui. Lei. Che cacchio sei, una bambina? L'ho investito con la moto. Dammi il tuo indizio segreto. Ok, allora questo è il terzo. Però poi dobbiamo trovare il piccione. Non sarebbe vero potersi scambiare gli indizi come si scambiano i Pokémon. Dimmi e basta il tuo indizio. Oh, è il momento. Mia scalata. Prestigiafiore. È un illusionista, sì. Non mi piace. Posso vederlo da vicino? Non mi piace la faccia. Allora, c'ha quei cosi da Joker, tipo, no? Da Jolly, avete presente? Cos'è tipo la sua mossa? Va sempre a segno infliggendo anche un brutto colpo? Ah, ok. Cioè, stabba, brutto colpo, 100% di precisione. Mi sembra la mossa di Ursa, no, Urshifu. Non lo so. Cioè, non ci sta male. A parte che, vabbè, Bipede è un umano. Letteralmente un altro furry che abbiamo preso nella squadra. Vabbè, questo ormai. Oh, oh, oh! Guarda il Gridian davanti, non questo di fianco. Quello là in fondo. Pip, 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 pip. Sta lampeggiando. Pip, 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 pip. Cos'è che mi ha detto? Ah, non mi ha detto l'indizio. Un intruso in gelateria. Siccome la sconfitta mi brucia, vado a rinfrescarmi con un bel gelato. Vabbè. Allora, non è male. Però non mi piace forse la maschera. La maschera davanti. Non mi convince troppo. Ma dov'è la gelateria? Bisogna trovare la gelateria. Devo trovare il piccione. Devo trovare la gelateria. Bisogna fare un sacco di roba. Forse è lui? Squacabilli sa parlare. Parla. Parlare, parlare. Sa fare anche di meglio. Meglio. Sì, mi dici l'indizio? Per due. Godo. Ok. Bisogna entrare alla gelateria adesso. Che vai a capire in sto posto come cacchio le trovi le gelaterie. Io non lo so. Avrà un simbolo di un gelato, spero. Sembra roba di mare. Roba di mare. Churros. Churros non mi sembra una gelateria.
Tocco proprio bisogno di zuccheri gelati. Oh. Allora, c'è un intruso qua dentro. Polpette di riso alla griglia, mi sa. Bene, grazie mille. Allora, dobbiamo prendere polpette di riso alla griglia per due, cotte con fuoco bomba con un pizzico di limone. Mi fa ridere perché tipo te arrivi lì, vedi il banco dei gelati, no? Questo è buono. Oh, wow, bello sto gusto. Polpette di riso. Come? Sei qui per l'esame? Allora, vai, vai. Ce l'abbiamo. E poi qual era il mio indizio? Adesso che ci penso, non me lo ricordo neanche. Polpette di riso grigliate. Per quanti? Due. Che cottura? Fuoco bomba. Condimento? Limone. Oh! Ordine ricevuto. Polpette di riso grigliate per due, fuoco bomba con limone. Ma arriva fuoco bomba adesso. No! Dove sono finiti i clienti? Congratulazioni, hai superato le soglie della palestra. Ma i clienti sono morti! Dove sono andati? Si è ammesso alla lotta contro la palestra. Tornare quando sei pronto per lottare. Ma i clienti! Erano lì sul tavolo a mangiare! Boh, sono pronto comunque. Ma è lui? Vestito da Reobaldo, l'impiegato straordinario. Boh, sì. In tal caso entra pure nell'arena. Signor Ubaldo, tocca a lei. È lo chef. Ok. Ah no, era quello che ci ha detto del limone. Salve. Sono Ubaldo, capopalestra presso la palestra di Mesturia. Le mie più sentite congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Qui hanno piatti molto buoni, hanno polpette. Oltre alle polpette di riso grigliate, ti invito a provarli. Ah beh, infatti aveva detto che era il cliente abituale. Meglio non dilungarci in chiacchiere. La mia superiore potrebbe farmi un richiamo verbale. Procediamo con la lotta. Beh, giustamente ha un altro lavoro perché con la palestra non si mantiene. Poverina sta gente. Tutti con secondi lavori perché sennò non vivo. Nel ringraziarti per la fiducia accordataci, il sottoscritto Baldo ti assicura la massima disponibilità. Va bene. Con la 24 ore. Kumala. Allora, dimmi che livello è però. Perché i suoi studenti, quelli che ho affrontato, erano 35, tipo. Cosa vuol dire in uno stato di dormiveglia? È 35 anche lui comunque. Allora, vai. Vediamo. Vediamo se riesco a farla. 35 non è male. È sicuramente meglio del di Solcoferro, che era oltre il 40. Non mi convincono con gli occhi. Cioè, ci sta perché la maschera comunque serve, no, per l'identità e robe del genere, però non mi convince. E via, morto! Che va, brutto colpo stabbato di tipo erba. Dudunspers. Che cacchio è Dudunspers? Non gli hanno fatto un'evoluzione a Dunsparce, vero? No, si sono sbagliati. No, no, aspetta, il fatto è un altro. Se, allora, se l'evoluzione di Dunsparce l'hanno chiamata Dudunspers, non ha senso. Spero che si siano sbagliati. Continua. Ah no, è Dunsparce. No, no, ok, si sono sbagliati. No, mi stavo preoccupando perché ho detto se le hanno fatto un'evoluzione a Dunsparce e l'hanno chiamata Dudunsparce, perché cacchio è da Dunsparce? Cioè, mi mettevo a ridere. Quanto è grosso sto Dunsparce? No, raga, adesso ho un dubbio, fermi. Ma era più piccolino? Ho bisogno di rivedere un attimo Dunsparce. Me lo ricordavo più piccolino. Non un bestione del genere. Tipo, mi ricordavo un bruchino del cacchio. Cioè, tipo, con la coda e basta. Cioè, due segmenti lì. Cos'è? Staraptor, aia. Staraptor
Staraptor è un problema. Vabbè, vado con Kilowatt. Non me lo ricordavo così lungo, più che altro. Però mi fa strano. Io ho bisogno di vedere da Dunsparce normale, perché se non si sono sbagliati, è l'evoluzione di Dunsparce, l'hanno chiamata da Dunsparce ed è così. Io vi giuro che lo brucio. Cioè, Dunsparce è fighissimo come Pokémon. Vabbè, gli dai. Ah, cacchio, è vero. Cioè, ma Staraptor è normale volante, lo fai diventare di tipo normale? Sei stronzo, perché adesso mi fa perdere il coso. Ho dei clienti affamati d'azione, fagli vedere di che sei capace. I clienti sono morti, erano sotto il tavolo. Vabbè, lo tracristallizzo normale, tanto non è che fa molto. Peccato, perché avevo messo Kilowatt all'apposta. Mi raccomando, Ubaldo, anche tu ragazzino, metticela tutta. Quanto è grosso Kilowatt? La clientela si è espressa, non mi resta che soddisfare la richiesta. Sì, sì. Cioè, solitamente li fanno cambiare completamente il tipo, lui no. Da normale volante lo fa diventare normale e basta. Che per carità, ci sta, perché comunque perdi la debolezza del volante e hai solo quella del normale, che quindi diventa solo lotta. Quindi ci può stare. Però così perdi anche lo stab, in teoria, no? Boia! Perdi lo stab del volante. Anzi, io adesso posso andarci anche con cosa. È più veloce di me, tra l'altro. Eh sì. Posso tornare con Miao. Come si chiamava? Mascara, come si chiamava? Dov'è? Mascarada. Torno con lui, che non ha più il problema del volante. Mi ero scordato di sta roba del volante. Tiè. Perché non l'ha stabbato, mi pare. Giusto? Oh, c'è da capire anche un po' sta roba, eh. Via, morto. Cioè, c'è da capire il fatto della Terra Crystal, se ti fa perdere lo stab del tuo tipo originale, dato che ne guadagni un altro, o se per l'appunto hai tre tipi. Che tristezza. Mi è servita una sconfitta. Io adesso devo informarmi su Dunsparce. Hai proprio una competenza notevole, sono sopraffatto dallo stupore. Avendo perso, ora il dovere di consegnarti la medaglia. Ma lo mi ha messo appetito, faresti compagnia a tavola? Sì, sì, va bene. Io voglio capire Dunsparce, non mi interessa di niente. Detenzione di 5 medaglie per essere consegnati, catturare più facilmente i Pokémon fino a 45. Questi si atterranno alle tue indicazioni. Paghi te, vero? Non credo che un giovane autenticamente energetico come te abbia bisogno, ma prego. Facciata. Almeno l'ho usata. La cucina qui è molto saporita, la trovo ottima. Non preoccuparti del conto, sono un uomo adulto e solvente. Detto questo, cordiali saluti. Sono un uomo adulto, quindi vado a lavare i piatti.